casa. Adesso si scarica, si soscarica. Aspetta, non consumare. Una cosa che non riusciva pure dal vostro stomaco, non dal cuore, perché ok, proviamo. Io volevo anche di tornare indietro nel tempo dell'abbigliamento, poi vediamo cosa succede, grazie. Prima di partire, ma non è un broncato. Manca solo quello, dopo praticamente dormo sul lampadario. Tipo scatoletta di inventata. Buonasera Christmas Village, benvenuti. Grande. Allora io devo sapere quanti sarcini, certo sono un po' sordi, quanti sarcini ci sono? Due. Un certo, voglio sentire, non voglio le mani. Noi. Poi? Noi. Urlare. Dovete urlare. Noi. Ok, facciamo un po', grazie. Io. Allora, io sono il prossimo. Allora, qualcuno lo chiama solo, qualcuno è imitatore, qualcuno interprete. Forse un po' di tutte queste professioni, cioè le passeggiate di Robby. La prima parola che mi viene in mente è grande. Grande amico, grande maestro e grande artista, signori, Daniele Sinasce! Tutto questo pubblico! Sì, ci sono un paio di calci ai bambini, no? Thank you.
Allora, benvenuti. Avete passato bene queste vacanze, queste feste? I ragazzini, devo dire che il coro è stato unanime. Gli adulti un pochino queste tombolate. E dirlo. Non c'è da vergognarsi. I ragazzini si sono divertiti a giocare a tombola. Che avete giocato voi? A tombola, a carte. Che tipo? Che mi ha detto? Che avete giocato? Ho capito, sì. Ti volevo dire che tipo di carte hai giocato. A poker. Assomiglia tutto. Tu, a briscola. Col partino di vino. Ti sei distratto la camicia? Era più sopra che c'avevo, amore. Considera che qua verso le 3 di notte dovrebbe chiudere, quindi se una scopa, hai vinto o perso? Ma io non capisco. Hai fatto qua le palle? Ancora devi andare più palle. Se sarà persa. Ho giocato. Ho giocato dell'anno scorso. Stanno a fare una... Bambini, stanno ammazzando. Mi lascio il microfono? Allora, dicevamo, questo Christmas Village, come mai che gli altri non sono venuti? Non sanno che cosa si sono persi con Lupo Dalla e con questi ragazzini? Più su, più giù, di lato. Te faccio a polpetta, amore mio, no, guarda. Ne viene la cronaca di mostri che si mangiano gli uomini. Avete sentito che schifezza? Se questo è il mondo in cui è forse il caso di mettere al mondo questi parboli. Quando ormai su internet si riesce a fare qualsiasi cosa, cominciamo a riflettere su questo fenomeno un pochino inquietante che è un grandissimo mezzo di comunicazione, un grandissimo mezzo di pazzia. Si può mettere un annuncio sul proprio sito e chiedere di mangiare un altro essere umano? Questi sono i tempi di oggi, ma non ci dilunghiamo troppo in cose quanto bestiali, quanto alla musica, il motivo primario per cui siamo qui, e vedo già la gente comincia a sbadigliare, è quasi ora, è pronta la fettuccina, ho capito, allora, già più su, allora me ne vado, ok, questa canzone si chiama Spiaggia.
prossima canzone è una canzone decisamente popolare. A che punto stiamo col caffè? Se ne va bene una tazzuliella? E che risponde te? Sì. La porta a te? Sì. E cosa fa? Lo porti a te, hai capito? Sono fatta solo? Sì. E cappuccino, corretto? No, ok, il ragazzino, che cavolo che fa? Allora, dicevamo, questa canzone è decisamente conosciuta, la conoscono un pochino tutti. C'è una cosa che è una lancia al cuore per una persona che sta sul palco. Vedere delle persone che ti hanno sparato. Ah, mica devi rimanere tutto quello che dico. E fai male te. Vedere delle persone che passano indenni in un luogo dove si fa della musica, passare da una parte all'altra sbeffeggiando un pochino quello che può essere, non dico perché ci sono io, ma un luogo di aggregazione, una decisa volontà di carrozzo. Con le
Thank you.
Ma non arrabbiare così. Che devo firmare a segno? C'è qualcuno in diretta? Mi fate il piacere, mi accettate la girata? È tutto lì. Sì, se no non ci riesco. Mi prende appena mutato. Allora, nel frattempo che arriva questo caffettino, dico io veramente ringrazio ancora Dario, che è stato veramente molto molto carino. Decisamente. Sanno tutto con sua memoria questi. Gli avete regalato un piccolo libro. Voi siete fatto tutto però. Allora, grazie. Un grazie di cuore a Claudio, che interprete ufficiale internazionale di Lucio Dalla. Eccolo, un applauso a lui, un mestre di cameriere. Beh, sono certo di un fatto che se andate a vedere l'originale, decisamente lui, il caffè in diretta non so bene. Ma dai, è meraviglioso. Che mi ci ha messo qui? Prima o poi tutto dopo. Come ci ha messo? Hai fatto bene? Se no sei irresistibile. Allora, il bello di queste serate è un pochino non so come, un pochino particolare, quando la gente preferisce stare davanti alla televisione e ritenere un po' mi fate male. Ah, quello era Capoccia, non se ne vanno tutti, era un po' il leader. Se ne vanno tutti. Ci avete un fazzoletto di carta che io sì. Ho sta tromba qua. Non immaginate che io sia chissà chi, non potrei neanche permettermelo. Grazie. Un attimo ho pensato che erano tipo 5 euro. La mia colata di naso è decisamente naturale. E non è artificiosa. Allora, al massimo un caffè che tirasse su. Dicevamo, quando purtroppo nei tempi moderni si preferisce la televisione, starcene ben comodi davanti a questo strumento fatale, perché la televisione è decisamente uno strumento, a mio avviso, molto negativo, perché quando si sceglie questo veicolo all'incontro, quando si preferisce una PlayStation a magari un'uscita in compagnia, allora vuol dire che non ci abbiamo capito niente di questa vita. Per cui credo che quelli che questa sera non sono venuti, nonostante il sabato di sole, nonostante ancora c'è tantissima voglia, grazie a Dio per qualcuno di noi, di confrontarsi, credo che l'applauso più fragoroso sia rivolto a voi stessi. Del resto, non perché ci sono i ragazzini qua davanti che tanto ne sanno molte più di noi, però quelli che sono venuti si avevano del cuore. Cercami! Grazie! Soltanto il bisogno, tu cercami,
Siete pronti per questo trittico al fulmicotone? Com'era? Foglia d'oro! La vedete? Ma tengo io? Se butta niente qua. Magari la vernice, no? Allora, siete pronti per questo trittico? Ahimè, non di cannelloni, neanche dei rigatoni, ma canoro. Anche se l'ora. Dicevamo che voi siete rimasti a casa a vedere la televisione, ma io sono rimasti pure davanti a me il piatto dei carbonara. Però questo non toglie che noi nel corso della notte ce lo possiamo andare a far vedere. Allora, quindi questo trittico in marcia civile, indissolubile, inverosimile. Incommensurabile. I migliori anni. Ma sto film me l'avete messo per me. Thank you.
La penultima. E che vuoi fare? È la vita, come diceva il mio amico alcolizzato. Ma come fai senza pignere? Dicevamo, purtroppo c'è un mio amico, grandissimo bevitore di birra, mi ha insegnato questa grandissima morale, che prima o poi tutto finisce. Anche il concerto di Daniele Sinascio, mi dispiace, però in realtà questa nostra era un piccolo intervento, una piccola incursione. Avremo, spero, l'opportunità di rincontrarci altrove. Esiste ben più che una solita realtà attorno a questa meravigliosa favola che ormai ci accompagna da tanto tempo. C'è questo sito, danielesinascio.it, che raccoglie un pochino e convoglia l'energia, ovviamente non soltanto mia, ma anche di tutte le persone che ne hanno il sacrosanto diritto e la volontà comunque di perseguire la voglia di stare insieme. A questa gli fanno fare la lotta greco-romana quando sono grandi, eh? E dicevamo, questa canzone è un pochino evidentemente il vessillo di tutte le persone che ne hanno un pochino i coglioni pieni di starsene appunto davanti alla televisione, di starsene a casa, che hanno comunque questa voglia indiscutibile di uscire da queste 4 ore di cemento armato per non sentirsi ancora una volta solitari, ma soprattutto magari per tendere la mano e non far sentire da solo qualche altra persona. Questa canzone si chiama Il cielo.
riuscire ancora per una volta a sorprendersi come tutto sommato in così poche persone sia così in un certo modo con grande disinvoltura possibile riuscire a trovare così tanto valore. Un applauso. Perché non è facile, la grande massa tutto sommato possono essere anche molto aridi, molto sterili, ma quando anche si è in pochi, ma c'è la cazzudaggine, tutto il resto che c'è prego. Allora io vi canterò questa ultima canzone che è un pochino una perla rara di bellezza, che è sopra il disco dal vivo. Mi aspettano da ricordi. Pronto? Amore, come stai? Io sto benone, dall'alto dei miei ormai 53 anni e mezzo, devo dirti che ti ringrazio, comincio a soffrire un po' di vertigini. Amore, chi vuoi che sia io? Vasco Rossi, ma scusa, sei un pochino insolente. È regolare. Fatti vedere, ma sei venuta da messaggeria musicale l'altro giorno? Eravamo pochi intimi. E c'era tutta Roma. No, che te svengo, sì, per carità. No, ho dato una dritta all'amico mio, visto che c'era tutta Roma lì, ma è a topo d'appartamento, si è rubato un po' in giro un po' qua. Siamo tutti là, sanno. Ti richiamo dopo. Oh, ok, ci avrei un po' di gente. E saluto, ciao. Grazie. Allora, siamo prossimi non solo alla fine di questo piccolissimo concerto, ma anche prossimi alla fine di queste vacanze. Io spero che abbiano portato non soltanto qualche evidentemente inutile dono, anche utile per carità, un paio di jeans o qualche altra cosa. Sicuro mi fai così cordino. O se vieni per me che sei ridotto. Che mi volevi? Davvero? Dategli la cuffia, quella è per freddo. Ok, allora, la prossima canzone è una canzone di amore universale, credo che non abbia bisogno di nessuna presentazione, e la dedico a voi affinché non vorrei dilungarmi con i miei soliti sermoni, ma credo che e spero che le vacanze di Natale in qualche modo portino non soltanto quella letizia che evidentemente forse, spero, purtroppo manca durante l'anno, ma non soltanto questo, indipendentemente dal fatto che uno può credere in Dio o meno, che in qualche modo faccia raccogliere un pochino l'energia e faccia pensare, non soltanto divertire o riempire la pancia, un pochino un pensiero, ripeto, non soltanto di fede cattolica, ma anche di stabilità, di voler in qualche modo aiutare le persone che riteniamo più opportuno aiutare e che abbiamo capito che hanno bisogno del nostro aiuto. Perlomeno questo, da cristiani o meno, possiamo offrirlo. La canzone si chiama Così. Yeah.
qualcuno imitatore, qualcuno interprete. Forse un po' di tutte queste cose insieme, però se qualcuno mi chiedesse di lui, la prima parola che mi viene in mente è grande. Grande amico, grande maestro e grande artista, signori, Daniele Sinasce! Aspetta, frena, frena, frena. Vorrei fare una piccola comunicazione di servizio. Vorrei chiederti, piccolino, è già ormai diventato sordo, ti volevo dire, magari se non proprio davanti, se no, poverino, no, no, loro possono stare, solo che no, davanti, se no, cioè... No, no, ma possono stare, solo che non davanti, sennò poverini, queste sono le spie, quindi diventano orecchie, due fettine panate. Ok, danni irreversibili, lo dico proprio per loro. Ok. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute, in questa azzurrita, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge di corpi abbandonati, di attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra velava, fino a che non scompare
quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge, un'altra velava fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartolina. Ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà fra la noia e le piogge, ma una speranza c'è che ci siano nuove scrivi, scrivi, non dimenticartelo. Grazie, molte grazie. Insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami, adesso sai, senza movente non vivrei, comunque. Io libero l'insicurezza che mi dai, c'è pure lei, se mai vivo di questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, fidati e sorprese non avrai, sono quello che vedi, io pretese non ho, se davvero mi credi di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché, quale altra alternativa può salvarci?
rischio ai giorni miei. Scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami.